Bentornati, bentornati ad Alta Quota. Tra poco riapriamo l'argomento Juve, Cristiano Ronaldo, CR7 quasi fatta, addirittura dicono della Spagna. Prima però andiamo tramite odds checker a vedere i bonus che presentano per questo mondiale. Scusa Andrea, ci andiamo subito, però sono su Ojogo, che è un portale portoghese piuttosto affidabile, che titola con Cristiano Ronaldo ha detto sì alla Juventus, quindi questo è l'ultima ora importante. Stiamo veramente dobbiamo anche aggiornare il titolo. Ha delle notizie direi clamorose. Mauro, riparto da te. Insomma, ora dopo ora, minuto dopo minuto, la cosa importante soprattutto è che non se ne parla solo in Italia o in Spagna, comincia a parlare un po' tutta Europa. Beh, e quando succede questo di solito un fondo di verità c'è. Anche se ne parla in Portogallo è molto importante, perché ovviamente Cristiano Ronaldo è comunque l'uomo simbolo di un'intera nazione se parliamo di sport. Indubbiamente questa uscita di Ojogo, Record, non so, credo che siano questi portali comunque principali portoghesi, sono importanti, dice sia la Juventus, quindi quello insomma non c'è, deve dire più di sì. Ovviamente Real Madrid non lo tratterrà forse, no, anzi, dopo anzi. Campioni. E allora adesso facciamo un gioco, perché noi della redazione ci muoviamo subito, andiamo a vedere un'ipotetica formazione della Juventus con Cristiano Ronaldo. La domanda è solo una: Cantella, sei da Champions? Cantella, sei da Champions? Sì, sulla carta, ma poi il campo molto spesso contraddice la carta, purtroppo o per fortuna. Quindi la verità è che questa è una signora formazione che potrebbe arrivare in fondo e magari, perché non vincerla, però ripeto, un giocatore non sempre è in grado di fare la differenza, soprattutto in una competizione come la Champions League, in cui, come diceva Mourinho, conta molto anche la fortuna, contano gli episodi. E tu puoi avere Cristiano Ronaldo, ma se poi un episodio ti va storto, tu vai fuori. Tu vai fuori, però io ti dico invece che cosa fa in questo momento Ojogo, perché non solo dice, sì, no. Ricordiamo, Ojogo ha titolato CR7, ha detto sì alla Juventus, ma oltretutto nell'articolo rincara la dose. Sì, perché toglie i condizionali nell'articolo, guardate un po', traduciamo alla buona. Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus, il giocatore portoghese ha già detto sì a cambiare la squadra italiana e va a prepararsi per la prossima stagione in Italia, collocando un punto finale dopo 9 anni nella sua storia a Real Madrid. Ci scrive Andrea: Ronaldo alla Juve rivitalizza l'intero campionato italiano, non c'è alcuna controindicazione per la Juve e nemmeno per il sistema calcio, l'unica cosa che aggiunge, al di là di rompere ulteriormente gli equilibri del nostro campionato. Daniele, la Juve in questo momento, con l'arrivo di... Se veramente Cristiano Ronaldo arriva alla Juve, e ricordiamo dal Portogallo lo danno per sicuro il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, e a questo punto in Italia però diventa difficile. Sì, questa è, dovesse arrivare l'ufficialità, perché comunque stiamo parlando di rumors del Portogallo e della Spagna, dovesse arrivare l'ufficialità, sposterebbe di tanto la posizione del campionato italiano all'interno delle altre leghe europee, perché di colpo l'Italia sarebbe non il campionato più importante d'Europa, però se non il secondo, sicuramente vicinissimo a quelli che sono i primi 3 campionati d'Europa con Cristiano Ronaldo, tra indotto, pubblicità, pacchetti TV che verranno venduti all'estero, vendita di maglie in giro per il mondo. Credo potrebbe addirittura spostarsi un'azienda portando Cristiano Ronaldo in Italia e alla Juve. È assolutamente vero, lo ripetiamo ancora perché la notizia è importantissima. Ojogo, quotidiano ovviamente importantissimo, e il sito internet portoghese, uno dei più importanti dal punto di vista calcio, lo vediamo, lo possiamo appena vedere. Detto, lo possiamo rivedere. Secondo in Portogallo si dà per Cristiano Ronaldo alla Juventus, il giocatore avrebbe detto sì, loro tolgono il condizionale e dicono che è ad un passo dallo sbarcare a Torino. Io intanto presento, ed è un piacere, Fulvio Collovati, ci ha appena raggiunto in studio, no, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Fulvio, non posso non chiederti quello che negli ultimi minuti sta succedendo, perché si è parlato tutto il giorno del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve, in Portogallo lo danno per fatto. Ma io vengo apposta da una trasmissione, tu lo sai, da una trasmissione su Mediaset, dove mi hanno spifferato che questa potrebbe essere una notizia vera, il fatto che Cristiano Ronaldo possa venire alla Juve. È fattibile, poteva sembrare un sogno, una notizia, invece c'è molta credibilità, prima di tutto perché lui vuol venire. Sì, secondo, perché non si parla di 300, 400, 500,
ma di 120, mi è stato detto, 120 milioni di euro, che la Juve, vendendo Higuaín, vendendo uno o due giocatori, può benissimo permettersi. E poi dopo c'è l'indotto. Non so, penso che l'abbiate detto. L'indotto ti porta in termini ti porta 300 milioni, 400 milioni di euro. Per cui è un affare. Il problema è capire. Lui ha detto sì, conta la volontà del giocatore. Non penso che gli cambi. È chiaro che se va in nel Qatar prende 50-100 milioni di euro, la Juve ne prenderà 10, 20, 30, ma non è un problema di soldi per lui. Evidentemente no. Vuole venire. Intanto gli juventini pure sono preoccupatissime sul web e provano a stemperare la tensione facendo post un po' così. È fatta la Juventus al sì di Cristiano Ronaldo, ve lo ricordate? Il motorino che tutti noi da bambini abbiamo avuto più o meno. Sì, è 7, ma che bello. No, assolutamente. Io, scusate, lo ripeto anche per chi ci sta seguendo tramite social, ricordiamolo, potete scriverci tutto, noi andremo a leggere i vostri messaggi sulla pagina Hot Check Italia su Facebook, tantissima gente ci sta seguendo in questo momento, lo ripetiamo ancora, dal Portogallo, il sito internet dello gioco, uno dei principali quotidiani portoghesi sportivi, da Cristiano Ronaldo alla Juventus, senza condizionali. Questa è una notizia di pochissimi minuti fa. Riandiamo a vedere, ti chiedo Carlo, un'ipotetica formazione con Cristiano Ronaldo, perché ho chiesto a Gabriele che si sbilancia poco, voglio passare a Mauro. Mauro, secondo te questa Juventus è una Juventus da Champions, perché poi l'obiettivo è questo? Ma io mi sbilancio tanto, mi sembra una formazione un po' sbilanciata in avanti questa, con poca copertura da centrocampo in giù. Poi se diamo per scontato che con Ronaldo hai Matuidi ed Emre Can che corrono parecchio però sì devono correre, per me non è questo, ovviamente ci sono delle alternative, posso dire, per me non è questa la formazione. Quale potrebbe essere il Fulvio? Con Mandžukić davanti, ma è fuori discussione. Ronaldo sarà Ronaldo più dietro. Secondo me sì. Mandžukić a fare sportellate. Perché non ti dimenticare che nel Real Madrid c'è Benzema che corre così, Mandžukić farà quello che farà Benzema. Per cui il Cristiano Ronaldo, secondo me, rischia o Dybala o Douglas Costa, uno dei due. Cristiano Ronaldo nel Real. Ma siamo così sicuri che Dybala possa rimanere? Ma io credo che, infatti, arriviamo a questo Dybala, e poi l'altra domanda, e qui mi appoggio a Daniele, Higuain, però a questo punto devo cominciare a pensare. No, Higuain è sul mercato. Higuain, l'ha detto il padre. Salutiamo Higuain, un po' questa l'idea. Sì, aspettiamo a dire che sarà ufficiale, che non sarà più un giocatore della Juve, però ci sono anche offerte dalla Premier League, cioè il Chelsea di Sarri che comunque continua a premere per. Higuain è un giocatore che Allegri non vuole più, bisogna dirlo. Allegri non vuole più Higuain, per cui l'ha messo sul mercato. Io penso che possa esserci anche, cioè ve lo immaginate, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Mandžukić, non è male, cioè... Dybala fa banchino o viene venduto? Dybala secondo me può andare sul mercato di Dybala. Anche Dybala, la Juve da qualche parte dovrà, poi ovviamente, l'abbiamo detto, vedete l'operazione, 300 milioni per 4 anni, poi tra l'altro lordo bisogna perché fare... in quella formazione lì voi non l'avreste messa, con i soldi di Dybala puoi comprare anche Milinkovic-Savic, per cui tu puoi fare Pjanic, Emre Can e Milinkovic-Savic. E cambia. Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Mandžukić. Staremo parlando di una Juventus a questo punto. Beh, una Juve che potrebbe vincere la Champions League. Mi sembra... La prossima volta, chi l'ha fatta con la formazione? Io. E infatti si vede che non capisci un cazzo. Allora, non capisci nulla. Allora, anzi, la prossima volta non mi dovete mettere qua vicino a lui. Perché l'avete messo qua? Perché è arrivato tardi. Va bene. Allora, vi capisco solo per questo. Vi perdono. Perché mi avete messo a cuccia qua. Vabbè, mi avete messo a cuccia. La faccio dopo. Perché arrivano notizie su notizie. Perché se da un lato, dalla Spagna, dal Portogallo, danno l'affare praticamente in chiusura, dall'altra un ex dirigente in bianconero che tu conosci bene, caro Cantella, parla e getta acqua sul fuoco. Non conferma e non smentisce, per usare un suo neologismo, Giuliano Moggi dice che sarà Juventus una bugia che piace a tutti, Real pronto ad accettare l'offerta bianconera dalla Spagna, eppure l'ex DG vicino all'acquisto di CR7 nel 2003 è categorico, è una messa in scena di Mendes. Lui dice che non è così. Non è che ne abbia azzeccate tante ultimamente, attenzione, non è che se questa cosa non andrà in porto perché ci ha azzeccato Moggi, no, non va in porto per altri motivi, perché ci sono altre cose dietro, così, però effettivamente ve lo posso garantire, nel mondo del giornalismo c'è la certezza che
questa notizia è una notizia vera, altrimenti non l'avrebbe detto Marca, non l'avrebbe detta, capito?